Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Appalti truccati, arrestato il presidente della provincia di Benevento, il presidente Antonio Di Maria e altre 7 persone agli arresti domiciliari e 10 soggetti destinatari del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Il bilancio di un'indagine della Procura di Benevento e dei Carabinieri su 11 procedure pubbliche di appalto indette e gestite dalla provincia di Benevento, da quella di Caserta e dal comune di Buonalbergo, il cui sindaco è tra gli arrestati. La misura riguarda imprenditori e professionisti indiziati a vario titolo di corruzione aggravata, turbativa della libertà degli incanti, rivelazione dei segreti di ufficio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Noemi, la Corte d'Appello di Napoli riduce la condanna per i killer. La Corte di Appello di Napoli ha ridotto da 18 anni a 16 anni e 8 mesi di reclusione la pena inflitta il 23 luglio del 2020 ad Armando Del Re, accusato di aver aperto il fuoco in Piazza Nazionale il 3 maggio del 2019, sparando all'impazzata per uccidere Salvatore Nurcaro, ma colpendo anche la piccola Noemi, che aveva 4 anni, e sua nonna. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna a 14 anni comminata in primo grado al fratello Antonio, ritenuto coinvolto nell'agguato per aver fornito supporto logistico. L'avvocato degli imputati, Claudio Davino, insieme con la collega Antonella Genovino, ha chiesto l'assoluzione di Antonio Del Re dall'accusa di aver fornito supporto al fratello e per Armando il riconoscimento dell'insussistenza dell'aggravante mafiosa e della premeditazione. Armando ha sostenuto di aver usato la violenza nei confronti di Nurcaro per vendicarsi della mancata restituzione di un prestito. Sono passati 2 anni e mezzo da quel giorno. Era il 3 maggio del 2019, un tempo che la piccola ha trascorso più in ospedale che a casa, tra un intervento e l'altro per salvarle la vita prima e la schiena poi. Oggi Noemi cammina con un busto e dovrà sottoporsi ad altri interventi chirurgici. Ma la madre, Tania, trova un motivo per sorridere. Dice: questa sentenza non era attesa solo da noi, ma anche da tutte le brave persone che ci sono state accanto in questi anni. Siamo soddisfatti. Giustizia per Arianna, la bimba di pochi mesi è resa invalida per un errore sanitario. Il Cardarelli risarcirà Arianna. Dopo 17 anni forse l'attesa è finita per i familiari di Arianna Manzo, la bimba menomata dall'età di 3 mesi a causa di un farmaco anestetico che le venne somministrato all'ospedale Cardarelli e che le provocò gravi danni al cervello. In primo grado il tribunale ha condannato l'ospedale riconoscendo un risarcimento di 3 milioni di euro alla famiglia Manzo e si attende l'esito del secondo grado di giudizio. Lunghi i tempi di attesa per il risarcimento, il signor Eugenio e la moglie Matilde non riescono più a sostenere le spese sanitarie. Nella vicenda, finita anche sui TG nazionali, è intervenuto il presidente della regione Campania, De Luca, per risolvere in maniera extragiudiziale la controversia e così sbloccare il pagamento. Ieri, nella sede della direzione generale del Cardarelli, l'incontro tra i legali dell'azienda ospedaliera e l'avvocato Mario Cicchetti per la famiglia Manzo. Sia la Direzione Generale Cardarelli che la Presidenza della Regione hanno confermato la disponibilità di addivenire a questa transazione. Non era presente il Presidente De Luca perché aveva degli impegni diversi, purtroppo, che si erano sommati alla giornata odierna, però il mandato è chiaro, il mandato politico è stato ribadito dalla Direzione Generale del Cardarelli. La volontà è quella di definire attraverso un pagamento, una vicenda che è stata riconosciuta da loro stessi come incresciosa, e quindi arrivare al pagamento di una somma che dovrà arrivare da qui inevitabilmente a un paio di mesi. Speriamo in 2 mesi, perché noi fino adesso sono 17 anni che stiamo aspettando, ci dicono sempre 2 mesi, 6 mesi, però magari fossero 2 mesi veri e propri, soprattutto per Arianna che almeno abbia giustizia, almeno su questo, perché comunque ha sofferto tutti questi anni. Siamo in collegamento con Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. Salve assessore, grazie per essere in collegamento con noi, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie di questo invito. Allora, assessore, c'è bisogno di sostenere le tante famiglie in difficoltà. Dopo la pandemia, ahimè, sono notevolmente aumentate. Bisogna sostenere le categorie fragili in tutti i modi possibili. Lei ha accettato questo incarico, una grande sfida in questo momento così complicato per la città. Da dove bisogna partire? Bisogna partire
partire assolutamente dall'ascolto delle persone e dalle loro esigenze. Consideri che il 60% in più delle famiglie sono diventate povere. Povere, parliamo di famiglie che hanno perso il lavoro e che quindi hanno bisogno di andare avanti. Ed è questo quello che noi stiamo cercando di dare, delle risposte concrete a tutte le necessità di famiglie che hanno figli, che hanno bisogno di pagare le bollette, di portare un piatto caldo a tavola e di essere quanto più vicini, sentire quanto più vicine alle istituzioni. Quindi ci saranno anche quest'anno i buoni spese per le famiglie in difficoltà. Come le famiglie possono accedere a questo sostegno? Assolutamente, noi da oggi siamo già operativi. Da domani le famiglie possono andare sul sito del Comune di Napoli e fare la richiesta. Possono lavorare attraverso i CAF, possono fare la richiesta con lo SPID, è necessario lo SPID. Non daremo solo buoni spesa, ma daremo anche altri tipi di sovvenzioni. Quante famiglie contate di raggiungere? 36.000 famiglie. Quindi insomma una cifra importante. Le risorse ci sono, come cercate di reperirle in questo momento in cui Conte il Rosso di Palazzo San Giacomo la fanno da padrone, ahimè? Sono risorse messe da parte per l'emergenza Covid, quindi ci sono e sono arrivate, noi le stiamo usando, non perderemo neanche un euro. Stiamo parlando di oltre 10 milioni di euro, quindi risorse importantissime che noi attueremo per sostegno spese, utenze. Stiamo distribuendo quasi 6 milioni e mezzo di euro di libri, che non sono i libri scolastici, quelli tradizionali, ma è un buono in più che noi diamo e che copre quasi il 95% del costo dei libri. Quindi è un sostegno integrativo a quello standard delle cedole librarie. Assessore, sono tante le attività. Sì, assessore, la pandemia ha prodotto danni inenarrabili sulla vita di tutti i ragazzi costretti all'isolamento. Naturalmente i più fragili sono stati veramente messi in ginocchio perché sono venuti meno anche quei punti di riferimento essenziali per la loro crescita. Lei vive sulla sua pelle il disagio dei bambini fragili, perché tutti quanti la conoscono. Lei ha fatto una cosa bellissima, ha adottato una bambina con delle fragilità, una bambina stupenda che lei ha fatto conoscere attraverso i social, proprio per far capire quanto sia importante sostenere e aiutare a crescere questi bambini. Quindi il Comune di Napoli deve farsi carico anche della disabilità dei bambini e supportarli in questo momento, anche portandoli a teatro, che può sembrare una banalità, ma non lo è. Esattamente. Io conosco molto bene, non solo perché sono padre di una bambina con la sindrome di Down, ma perché da sempre lavoro nel mondo della disabilità, e la pandemia e il lockdown è stata una tragedia per le famiglie e per i ragazzi. Dobbiamo dare tante risposte. Molto spesso le dico che non abbiamo gli strumenti per darle, perché abbiamo una condizione che ben tutti conoscono, disagiata, del Comune di Napoli. Ma anche appunto, come con Tutti a Scuola, in questo momento stiamo promuovendo un piccolo spettacolo dove i ragazzi potranno andare, dare dei momenti di sollievo alle famiglie e ai ragazzi sicuramente è una risposta. Ma non solo questo, noi dobbiamo ascoltare, essere pronti a risolvere per quanto più possibile i problemi delle persone e delle famiglie con persone disabili. Quindi c'è un'iniziativa che mi piace sottolineare, 200 biglietti gratuiti per lo spettacolo teatrale Adagio Napoletano in programma il 28 novembre al Teatro Trianon Viviani. Come è possibile avere accesso gratuitamente? Sempre attraverso il sito del Comune di Napoli si può fare richiesta e i biglietti vengono direttamente inviati alle persone via mail. Lei ha scritto un libro molto, molto significativo, Le nostre imperfezioni, un elogio alla vita imperfetta. Bisogna in questo momento più che mai integrarci con l'imperfezione e provare ad amare le imperfezioni.
Esatto, noi siamo in una società che ci vuole per forza educare alla perfezione, al corpo perfetto, alla vita perfetta, invece non esiste la perfezione, siamo tutti imperfetti e non è detto che essere su una sedia a rotelle o avere una sindrome particolare sia sintomo di infelicità. Le persone disabili, e questo che racconto in questo romanzo, possono essere felici nonostante tutto, ma dipende molto dalla società, se ha la capacità di integrarli, di essere consapevoli che sono persone che quindi hanno bisogno di lavoro, di socialità, di affettività, di amore, e dobbiamo fare una lunga strada. Allora, Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro e la invitiamo a partecipare al nostro spazio informativo, l'Ente in Ingrandimento, questa trasmissione che fa dei focus su alcune attività, lo vogliamo fare anche per quanto riguarda le politiche sociali del Comune di Napoli nelle prossime settimane. Ci verrò sicuramente con molto piacere, grazie. Allora, grazie e buon lavoro, ci vedremo allora in presenza all'Ente in Ingrandimento, arrivederci. Buona giornata. San Gregorio Armeno rivive la magia del Natale. Tanti cittadini e turisti che si recheranno a visitare la fiera natalizia più antica del mondo. Fuochi d'artificio per festeggiare l'apertura della fiera natalizia di San Gregorio Armeno. La storica manifestazione nel cuore del centro storico di Napoli giunge alla 150esima edizione e torna dopo l'anno di stop dovuto al Covid e alla pandemia. Finalmente, dopo questo dramma, siamo riusciti a recuperare questa antica tradizione. Queste le affermazioni dei maestri pastorai ai nostri microfoni. Un Natale di speranza. Si sono accese le luci, nonostante le cose non ancora devono terminare, però sono molto fiduciosa, anche perché credo in questo vaccino, quindi credo che ci stanno per liberare. Natale della rinascita, noi lo chiamiamo, sperando che tutto vada bene. Per adesso diciamo che si vede un pochino di gente, è già un sospiro di sollievo. Sarà un Natale diverso, vediamo tanta gente, San Gregorio Armeno invasa di bei turisti e c'è una voglia forte di vivere e visitare tutta la città di Napoli. E poi il centro storico è molto molto vivo, e ce ne accorgiamo proprio tutti i giorni, non è più il weekend fine settimana, il weekend è tutti i giorni, sta arrivando turismo nuovo e Napoli è molto molto attiva. Tanti turisti ad assistere alla cerimonia inaugurale. A tagliare il nastro l'assessore comunale Teresa Armato assieme a Gabriele Casillo, presidente dell'Associazione delle Botteghe degli Artigiani dei Presepi, al presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e alla presidente della Municipalità, Maria Caniglia. Sono stati due anni veramente difficili, ma oggi con uno sguardo verso il passato, ricordando le vittime di Covid, decidiamo di camminare insieme verso il futuro. Noi siamo riusciti con le nostre mani e con gli aiuti della BCC, con gli aiuti di Motta e con gli aiuti della Camera di Commercio, siamo riusciti ancora oggi a stare qui. Grazie che ci credono ancora in noi, anche specialmente alle istituzioni, perché non ci dimentichiamo che oggi è cambiato il Consiglio Comunale. Quindi c'è un altro sindaco che ha dovuto fare i salti mortali affinché oggi siamo riusciti a portare questo avanti. Turisti Aiosa, voglio ricordare che noi abbiamo fatto un bando di 18 milioni e mezzo di euro dove abbiamo regalato la terza notte ai turisti e una cena. Quindi Napoli piena di turisti, spero che si mantenga così fino all'Epifania. Siamo in collegamento con Dino Ambrosino, sindaco di Procida. Salve, grazie per essere in collegamento con noi. Ben trovato, sindaco. Ben trovati a voi, ciao. Allora, sindaco, ho presentato il programma di Procida Capitale della Cultura 2022, 150 eventi, 350 artisti provenienti da 45 diversi paesi. Insomma, veramente numeri che fanno paura. Come si organizza un evento di questa portata per l'isola più piccola del nostro Golfo, anche se una delle più belle? Sì, innanzitutto puntiamo a far venire le persone innanzitutto in bassa stagione, quindi l'apertura di Procida Capitale sarà il 22 gennaio del 2022, quindi poi avremo dei mesi durante i quali inizieremo con le nostre iniziative di arte e di cultura, cercando di attrarre appunto gli ospiti quando di solito l'isola è sempre stata meno frequentata. Poi c'è l'appuntamento importante
che speriamo di superare l'emergenza coronavirus per poterlo realizzare, che è la processione dei misteri del Venerdì Santo, che è l'appuntamento che purtroppo non abbiamo potuto tenere negli ultimi 2 anni, ma che è un appuntamento a cui partecipa tutta la comunità ed è molto suggestivo. Certamente, insomma, è un impegno grande dell'isola di Procida e deve essere necessariamente supportato dal governo nazionale, ma dalla regione Campania. Conferenza stampa di presentazione proprio del programma degli eventi in regione Campania. Procida non isola, questo è il tema di questa edizione di Capitale della Cultura 2022. Come si snoderà comunque il programma e gli eventi che ci saranno? Come si snoderanno? Ancora una volta io devo ringraziare tutta la rete di istituzioni che ci ha sostenuto in questo percorso. C'è stato il Ministero della Cultura che chiaramente ha preparato il bando e poi ha assegnato 1 milione di euro di risorse per poter realizzare gli eventi, ma poi c'è stata la Regione Campania che solo per gli eventi ha investito 3 milioni di euro, una cifra importante appunto per poter raggiungere il budget complessivo che ammonta a poco più di 4 milioni. Un appuntamento importante per esempio è tra quelli che chiaramente ha impiegato più risorse, quello rivolto a tutti gli artisti del Mediterraneo. Ci sarà la Biennale degli Artisti del Mediterraneo e poi tutte le opere che loro realizzeranno rimarranno a Procida, le cercheremo di custodire nel Palazzo d'Avalos di modo tale che anche negli anni a venire avremo l'opportunità di mantenere un attrattore che è al centro del Golfo di Napoli, che merita un processo di riqualificazione e che noi iniziamo a proporre iniziando dai contenuti. Certo, insomma, è chiaro che questo appuntamento ha avuto un impatto mediatico già di notevole portata e lo sarà più ancora nei prossimi mesi. Bisogna quindi dover anche gestire il flusso dei turisti che arriveranno, insomma, ci sono prenotazioni da tutto il mondo per assistere almeno ad uno degli eventi. È naturale che con il Covid qualche preoccupazione in più c'è, è necessario quindi far sì che tutto si svolga con rispetto della normativa anti-Covid. È proprio così, un po' l'immagine dell'isola ha fatto il giro del mondo. Siamo stati segnalati come una delle 25 località al mondo da visitare nel 2022. Siamo l'unica località italiana, per cui questo lavoro l'ha fatto il National Geographic e chiaramente c'è stata poi un riverbero, una pubblicità che ha fatto il giro per il mondo. Credo che il flusso turistico, anche di persone che verranno da tanti altri paesi, da tante altre nazioni, è chiaro che non potrà essere gestito dalla sola isola di Procida, per cui sapete bene come Ischia per esempio è già ben attrezzata, i Campi Flegrei, la stessa città di Napoli, per cui Procida prenderà una piccolissima percentuale di tutto questo movimento in termini di pernottamenti. La gran parte, i numeri grandi, chiaramente le faranno quelle località che sono già attrezzate, per cui anche per i Campi Flegrei sarà uno stimolo importante per Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, tutte quelle realtà che sono molto vicine fisicamente all'isola di Procida, potrà essere una grande occasione anche per organizzare un'accoglienza più importante e più diffusa, con tante strutture a disposizione degli ospiti che sono curiosi di queste nostre zone così paesaggisticamente così rilevanti. Per cui crediamo che questa occasione non riguarderà solo l'isola di Procida, per la pubblicità che c'è stata in tutto il mondo, direi che veramente sarà un'occasione di rilancio per tutta l'economia turistica della zona vasta dell'area dei Campi Flegrei. Certo, dobbiamo dire che l'anno del Capitale della Cultura per Procida sarà soltanto il terminale di un lungo percorso che ha coinvolto gli isolani in prima persona con tante iniziative culturali che sono state significative, mi riferisco anche alla mostra Panorama. Una mostra eccezionale, dobbiamo dire che alla fine quasi in sordina è partita, ma ha avuto un eco anche nelle riviste specializzate degli artisti veramente importante, una iniziativa organizzata dalle gallerie
d'arte che hanno proposto opere a cielo aperto, perché alla fine tutta l'isola è stata coinvolta, anche molti spazi privati, devo dire ci sono stati dei concittadini che hanno messo a disposizione i propri atri, dei portoni, insomma i cortili, i gazebo, tutto ciò che era possibile organizzare, alla fine i cittadini hanno manifestato grande disponibilità ed è stato un gran successo, anche perché tra procidani c'è stato dibattito su queste opere d'arte, sulla loro provenienza, sulla loro possibile valore, e poi gli ospiti chiaramente hanno apprezzato molto. L'isola si presta perché alla fine è una scenografia naturale dove tanti traggono le loro ispirazioni, e in questa occasione specifica veramente c'è stata la gratificazione di tante persone che sono rimaste soddisfatte di questo appuntamento. Quindi la cultura non isola, insomma, questo è il vostro slogan, ma è proprio così, insomma, la cultura come strumento anche di grande aggregazione, insomma, di grande globalizzazione. Le chiedo una cosa, sicuramente la criticità potrebbe essere rappresentata dai trasporti, perché chiaramente con un carico, diciamo, di persone che vorranno arrivare sull'isola è inevitabile che si possa creare qualche problema. La Regione Campania ha garantito un potenziamento del trasporto? Sì, la Regione Campania in investimenti sia sul trasporto marittimo con un potenziamento per quanto possibile, comunque poi si arriverà chiaramente a un punto di saturazione oltre il quale non si potrà andare, ma la cosa importante è l'EAP, per il tramite poi della Regione Campania, sta anche organizzando una cosa speciale, non solo delle corse di bus in più per quanto riguarda l'isola di Procida, ma anche la possibilità in alcuni mesi di un trasporto pubblico gratuito. È una sperimentazione importante che credo darà grande soddisfazione, che ci darà l'occasione anche per limitare di più il traffico privato. Voi sapete che Procida è un'isola densamente popolata, esiste tanto traffico di cittadini che impegnati nelle loro faccende quotidiane si devono spostare. Nella misura in cui l'EAP ci garantisce un servizio pubblico più capillare, noi avremo anche l'opportunità di aumentare i momenti di blocco totale della circolazione, così come facciamo ogni estate. Noi, per arginare appunto il problema del traffico, da parecchio ogni estate organizziamo dei momenti, delle serate o delle intere giornate ecologiche durante le quali sia le macchine che i motorini privati vengono fermati, proprio per dare l'occasione ai cittadini di godere il territorio. Quindi, nella misura nella quale la Regione Campania e l'EAP investono sui trasporti, ci danno una mano a poter fare con maggiore radicalità questo discorso di limitazione del traffico privato. Certo, sono tante le iniziative che avete messo in campo che non possiamo raccontarle tutte. Mi piace concludere e salutarci però con Voci al Vento, la possibilità di Procida e dei cittadini di Procida, degli isolani, di raccontarsi. Sì, questo è un format che ha dato già tante soddisfazioni, per esempio con l'appuntamento di Procida Racconta, che è quello che già svolgiamo da qualche anno, e poi adesso c'è anche Voce al Vento. Il Procida Racconta in pratica è l'occasione in cui vengono sei autori da fuori Procida e scelgono loro sei personaggi dell'isola, li frequentano per 24-48 ore e al termine ne scrivono un racconto che si legge tutto insieme come se fosse davanti al fuoco della cultura, insomma. Quindi gli isolani, come dire, si aprono, mettono a disposizione le proprie esperienze, spesso sono esperienze di persone che hanno fatto tanti e tanti anni di navigazione in giro per il mondo, quindi sono cose anche che incuriosiscono gli autori e diventano quindi dei personaggi letterari che alla fine meritano e danno grande soddisfazione a chi li conosce. Quindi credo che ci sarà un buon connubio tra la cultura, anche quella internazionale, di tanti autori e personaggi che verranno un po' da tutto il Mediterraneo, e i procidani che hanno senz'altro tantissime storie da raccontare.
Sindaco, noi la salutiamo, la ringraziamo e naturalmente un grande in bocca al lupo per tutta l'organizzazione che seguiremo naturalmente da qui, con le nostre telecamere. Arrivederci e buon lavoro. Vi ringrazio sempre, buon lavoro a voi, arrivederci. Il ruolo delle reti d'impresa per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio, un seminario a Napoli. Il ruolo delle imprese nel tessuto economico della città di Napoli e le misure per difenderle dalla contraffazione diventano materia universitaria. Aula studio gremita nella sede dell'Università Partenope, dove si è svolto il seminario Il ruolo delle reti di impresa per lo sviluppo imprenditoriale, competitivo e inclusivo delle PMI e del territorio, che ha visto speciale relatore Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania. Un altro segnale, quindi allarme, che oggi intendo lanciare ai giovani studenti è proprio quello di, a parte la competenza che debbono acquisire, le conoscenze anche normative giuridiche, ma la difesa del proprio prodotto, del prodotto italiano, quindi contro quello che è la contraffazione, l'Italian sounding, l'ibrido, l'ultimo fenomeno, e che qui vediamo sempre più diciamo, penalizzate le piccole e medie aziende rispetto a quelle multinazionali. Il seminario rientra in un più ampio percorso formativo intrapreso dall'Università Partenope, i cui obiettivi li hanno spiegati i docenti di economia aziendale Antonio Thomas e Raffaele Fiorentino. Il nostro tessuto locale, come ben noto, è composto principalmente da piccole e medie imprese, forse più piccole che medie. Quindi reputiamo opportuno che, diciamo, di instaurare un liaison più coerente con quelle che sono le vocazioni territoriali locali, con quelle che sono anche le nostre specializzazioni. Qui alla Partenope abbiamo lanciato da 2 anni un nuovo, probabilmente unico al mondo, corso di studi in Fashion Art and Food Management, che è un corso internazionale perché viene erogato integralmente in lingua inglese, con questo duplice obiettivo: da un lato di attrarre studenti internazionali, quindi magari cercare di accrescere anche la vocazione della città di Napoli come città universitaria capace di attrarre studenti anche dall'estero, e dall'altro anche di favorire, no, l'internazionalizzazione delle nostre imprese, formando dei profili professionali che possono essere utili a supportare le aziende nelle sfide che dovranno affrontare. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.